Allora, Vanino, io alla vigilia, insomma, manca pochissimo alla partita importante, la prima delle tre che attendono gli arancioni da qui al 12 gennaio, quella con la Pianese. Dicevo, numeri mai visti, perlomeno in 20 anni, o perlomeno da quando sei sponsor, tu non mi hai visto questi numeri, cioè nel senso 12 vittorie consecutive casalinghe, una differenza reti enorme, 35 a 9, un primato in solitario, Morgia imbattuto perlomeno in campionato, insomma, meglio di così sembrerebbe non potesse andare, no? È un bel gioco, comunque. Sì, infatti quello che dice anche appunto l'allenatore, il mister, dice da quando c'è lui che non abbiamo mai perso, credo 15 vittorie, 8 pareggi o giù di lì, Sì, insomma, cioè, no, sono stati, quest'anno sono state 13 partite più 12 della Sì, Lazio. dell'altra anno, sì, Sì, 24 25, partite sono 24, state, mi sembra. Sì, escludendo la fase finale, va bene, sì, quella. due vittorie e una sconfitta in quel Sì, caso. quella. No, ma veramente siamo tutti molto, molto non sorpresi, ma veramente molto, molto Contenti, eh. contenti di questo andamento della squadra, questi ragazzi sono veramente convinti, quello come appunto credo che sia un aspetto importante, oltre ad essere una squadra forte, è anche una squadra convinta in questo momento delle proprie potenzialità e questo credo il grande lavoro. Alla te che sta proprio mettendo questa mentalità, questo allenatore che probabilmente è l'artefice Sì. importante Di questi di questi successi, successi. sì, un allenatore a 360 gradi si occupa di tutto in società, l'aveva già detto anche dell'aspetto giovanile, però ecco, diciamo anche questo fatto che la Pistoiese è forte anche con gli innesti, con i rientri, con le persone che sono fuori, ma con quelle che entrano si integrano sempre perfettamente. Abbiamo parlato già di tre avversari, perché in definitiva saranno quelli, due dal nome che ci ricorda poche cose positive, comunque Pianese e Foligno, e l'altra l'Arezzo che spaventa, spaventa perché si sa, Arezzo è una città importante, una città con un passato alle spalle, una città potente anche da un punto di vista finanziario, quindi io credo che tutte le attenzioni massime, al di là della Pianese di sabato, vanno poi incentrate sullo scontro diretto del 12 gennaio. Sì, sicuramente l'Arezzo, come è sempre stato detto fin dall'inizio, anche quando l'Arezzo stentava un po', è sempre stato considerato l'avversario più importante e più pericoloso. Intanto è a 3 punti già. Sì, infatti, non gioca probabilmente neanche tanto bene, però io credo a livello di gioco la Pistoiese sta giocando un calcio superiore a tutti e di proprio anche spettacolare. Con grandi opportunità, tutte le partite si creano 10-15 occasioni dal gol e poi insomma, un attacco molto forte, ci permettiamo di tenere fuori insomma, gente come domenica c'era fuori Toledo, c'era fuori De Angelis, insomma veramente una squadra forte, però è vero che l'Arezzo può essere fino in fondo l'antagonista, anche se in questo momento anche la Pianese è lì. Come c'è il Foligno, c'è la Collegiana, però insomma, è chiaro, come si dice, la Pistoiese deve contare su quello che fa, poi quello che fanno gli altri, insomma, noi ora siamo davanti, per cui gli altri ci devono seguire. Penso che sarà veramente una lotta fino all'ultima giornata, però insomma, quest'anno, come dicevi, sono dei numeri che fanno quasi paura, Appunto, fanno quasi paura, sì, in perché effetti. non abbiamo mai degli anni, forse nella storia, No, non non credo. credo la Pistoiese Sì. ebbe sentire di storici, ma credo dei numeri così la Pistoiese non Sì. l'abbia mai fatti, forse nei campionati di eccellenza, forse qualche anno fa quando abbiamo vinto quasi tutte le Sì, 3 anni partite, fa. Sì. ma ecco, a livelli che ora comincia ad essere un campionato importante, questo della D non ricordo. Ci sia mai stata una situazione così positiva e speriamo che continui. Volevo dirti questo, Vannino, in società conta molto anche l'unione di tutti gli aspetti manageriali e tecnici. Si può dire che c'è un perfetto feeling fra la presidenza Ferrari e l'allenatore Morgia, no? Mi sembra. Ma a me sembra di sì, anzi, credo in questo momento vorrei anche cogliere l'occasione per fare complimenti anche a Ferrari, perché credo che abbia fatto la scelta giusta quando ha ingaggiato l'allenatore e poi abbia indovinato fino ad oggi a dargli
fiducia e soprattutto, diciamo, quasi carta bianca, ovviamente, perché è una persona che, oltre a fare l'allenatore, fa veramente l'uomo società, insomma, no? Si occupa del settore giovanile, si occupa di tanti aspetti che vanno al di là dell'allenatore puro e semplice. E questo credo debba andare a merito del presidente, perché credo un imprenditore, in questo caso un presidente di una società, è bravo anche se non si riesce a comandare, come si direbbe, da solo, ma a scegliersi i collaboratori giusti. In questo caso credo fino ad oggi non si può che dire che è stata una scelta azzeccata. Bene, quindi allora sotto quella pianese anche sono previste delle iniziative anche dei tifosi, no? Mi dicevi poco fa. Sì, sarà una giornata importante, oltre che per la partita, perché ci sarà anche questa giornata di solidarietà per appunto per quel caso lì del figlio di Luci, insomma, come verrà. Noi come azienda metteremo a disposizione anche delle piante che verranno date, vendute ovviamente dalla quello di raccogliere fondi per questa onlus, non so come era il nome, mi dispiace, non lo ricordo. Comunque è stato sia sul sito della Pistoiese che sui giornali, è già uscito anche oggi tutte le informazioni, per cui sarà una giornata importante anche per quello. Poi ci sarà la diretta su Rai Sport, insomma, un giorno, diciamo, di grande come si dice, di interesse, e anche appunto Pistoia sarà al centro di essendo anche sabato, dove non ce ne sono neanche tante partite, per cui credo che la Pistoia si ritornerà un po' al centro che forse quello che non eravamo abituati da qualche anno, no? E speriamo che alla fine ci sia anche un buon risultato, come tutti ci auguriamo. Insomma. Sì, poi anche il pubblico ora è molto entusiasta, speriamo che non sia assolutamente deluso, visto anche l'importanza della cosa che dicevi, sì. Dal punto di vista sociale, per questa cosa grave che è capitata a un giocatore del Livorno. Bene, quindi speriamo che vada tutto bene e ci possiamo sentire poi alla fine del giorno d'andata con la Pistoiese solitaria in vetta. Grazie Vannino.